RCS è l'acronimo di Rich Communication Services e sono la versione del futuro degli SMS, ovvero si tratta di SMS interattivi in cui possiamo aggiungere contenuti multimediali come foto, video, pulsanti call to action, caroselli di prodotto. Insomma, sono una grandissima novità che è arrivata da pochi giorni nel mercato italiano e che è diffusa da Google. Gli RCS aprono alle aziende nuove prospettive sia lato marketing, vendite ed assistenza clienti. In questo video cercheremo di capire insieme bene di cosa si tratta, a cosa servono e perché sono una grande opportunità per le aziende. Per capire cosa sono gli RCS partiamo dagli SMS, che sono i loro antenati. Gli SMS sono uno dei canali su cui le aziende fanno sempre più riferimento per supportare i clienti, per inviare promozioni, per fidelizzare i clienti. Basti pensare che ad oggi nel mondo vengono inviati 23 miliardi di SMS al giorno. Sono immediati, hanno tassi di apertura del 98% contro un 20-30% medio dell'email e vengono letti entro 3 minuti dalla ricezione. Negli anni però, accanto agli SMS, si sono sviluppate delle app di messaggistica come WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram, insomma, penso che le conosciate bene. Il motivo del loro successo è il fatto di essere gratuite, il fatto di poter creare delle vere e proprie chat e dei gruppi di chat e la possibilità ovviamente di condividere contenuti multimediali. Le app di messaggistica sono perfette per uso personale, però a livello aziendale presentano svariati limiti. Non supportano le automazioni, non consentono di inviare degli invii massivi e presentano grossi limiti a livello di gestione dei contatti. Ed è proprio qui che entrano in gioco gli RCS, perché sono una sorta di fusione tra le app di messaggistica e gli SMS. La piattaforma RCS è un protocollo universale standard di GSMA. Questa piattaforma è promossa da Google e viene diffusa attraverso vari partner certificati di Google. Tra questi partner ci siamo anche noi di SMS Hosting, quindi sono felicissima di dirvelo, perché grazie al gruppo, il nostro capogruppo AMM, siamo proprio riusciti ad entrare tra i partner europei del progetto RCS. Poi vedremo un po' meglio di cosa si tratta questa cosa e come può essere utile per voi. Ma quindi che cosa sono questi RCS? In breve, la tecnologia RCS consente l'invio e la ricezione di messaggi interattivi e multimediali, come le app di messaggistica, senza però appoggiarsi ad alcuna app esterna. Ovvero arrivano agli utenti nell'app nativa dei messaggi, quella dove riceviamo gli SMS. Questo è un grande vantaggio per le aziende, che possono dialogare con i clienti attraverso un canale nuovo, coinvolgente ed estremamente potente, grazie ad alcune funzionalità, come la possibilità di condividere contenuti multimediali, come dicevo, la possibilità di condividere foto, video, GIF, l'invio della posizione, quindi mappe interattive, caroselli di prodotto, chat di gruppo, pulsanti con risposte breve, call to action. Quindi possiamo, per esempio, inviare tramite RCS la carta d'imbarco digitale, oppure PDF sfogliabile con il catalogo, o i classici caroselli, sapete, quelli di Facebook. Bene, possono essere creati praticamente identici anche sugli RCS, quindi voi pensate di poter mandare un carosello di quel genere via SMS. È una cosa fantastica, top! Tra l'altro, quando il cliente riceve un messaggio RCS, può rispondere all'azienda in modo interattivo a sua volta con dei contenuti multimediali, dando il via così a una vera e propria chat. Ci sono inoltre altre due caratteristiche importanti che distinguono gli RCS dagli SMS. La prima è il mittente verificato, perché per inviare messaggi RCS aziendali è necessario svolgere una procedura di verifica tramite Google, quindi voi potete appoggiarvi ai partner come noi di SMS Hosting, che facciamo noi per voi questa verifica del mittente. Per questo motivo ad oggi gli RCS sono rivolti più alle grandi aziende piuttosto che alle piccole realtà. Però ovviamente poi in un futuro si allargherà il cerchio delle aziende che potranno utilizzare gli RCS. Il vantaggio di verificare il mittente è quello che quando un utente riceve il messaggio avrà la possibilità di cliccare sul logo e vedere tutta la scheda la scheda profilo dell'azienda che invia. Questo rassicurerà
i clienti e riuscirà a fare un po' fronte a quel grosso problema che tante volte abbiamo della paura della frode. Quindi l'utente si sentirà più fiducioso ed intraprenderà sicuramente un coinvolgimento più rilassato, tranquillo con l'azienda e quindi con il messaggio. La seconda caratteristica sono le performance in tempo reale. Per gli SMS sappiamo che possiamo sempre ricevere una notifica di consegna dell'SMS oppure di non consegna dell'SMS. Con gli RCS possiamo anche sapere se viene aperto, se viene letto, in che momento viene letto e se l'utente interagisce con il messaggio. Quindi una serie di informazioni che sono davvero molto utili. E adesso, per darvi ancora di più la misura di come si possono utilizzare questi RCS, andremo a vedere tre casi di utilizzo reali, non in Italia, perché come vi dicevo è proprio fresca fresca la cosa, però insomma sono comunque molto interessanti. Il primo è Subway, la catena di ristoranti fast food americana, che ha utilizzato gli RCS per inviare promozioni. Fondamentalmente il concetto da cui sono partiti è che vedere quello che puoi acquistare aumenta il tasso di conversione in modo tangibile. Ed ecco che nel 2018 Subway ha condotto il primo A/B test su un gruppo di consumatori. Il test consisteva nell'invio di un'offerta ad un gruppo via SMS e ad un altro gruppo di consumatori via RCS. Il testo era il medesimo, identico, ma nella versione RCS ovviamente c'era anche in più l'immagine e il pulsante call to action. I risultati di questo test? Bene, è stato svolto su due offerte differenti. Nella prima campagna abbiamo avuto un tasso di conversione, quindi di acquisto, del più 140% da parte dei consumatori che avevano ricevuto un RCS rispetto a quelli dell'SMS, nella seconda campagna del più 51%. Quindi sono dei numeri veramente pazzeschi che fanno capire come il vedere l'immagine di quello che possiamo acquistare ci aiuta davvero ad aumentare il tasso di coinvolgimento dell'utente. Gli RCS sono anche utili per confermare la prenotazione di un soggiorno oppure inviare il biglietto aereo. In questo caso un esempio ve lo porto da Booking.com, che ha implementato la nuova tecnologia RCS per inviare al cliente la notifica di conferma della prenotazione del soggiorno. Rispetto al classico SMS, come vedete qui nell'immagine, l'utente può vedere la struttura, le foto della struttura prenotata, può aggiungere con un clic il soggiorno al proprio calendario Google, può scaricare direttamente l'app di Booking ed infine può rispondere in maniera interattiva al messaggio RCS richiedendo maggiori informazioni, come mostrami la stanza oppure fammi vedere le condizioni del servizio. Quando l'utente risponde, si avvia una vera e propria chat con il servizio di assistenza di Booking. Quindi in questo caso il tasso di soddisfazione del cliente è sicuramente molto più elevato rispetto a ricevere la notifica di avvenuta prenotazione via SMS o via email. Infine, gli RCS sono molto utili per la gestione del post acquisto. Overstock, che è un servizio di vendita online di articoli per la casa di design, ha visto negli RCS la chiave per stimolare l'engagement e aumentare le recensioni dei prodotti. E quindi cosa fa Overstock? Bene, quando il cliente acquista sul sito, in automatico gli arriva un RCS con la richiesta, con una semplice richiesta di recensire il prodotto, ma non andando in un'app, andando nel sito, dovendo smanettare, no. Semplicemente rispondendo a quel messaggio. Questa strategia si è rivelata fondamentale per aumentare le recensioni nel sito, con conseguenti ovviamente effetti positivi sul brand, tra cui aumento del coinvolgimento del cliente, maggiori conversioni d'acquisto del prodotto, ottimizzazione SEO, quindi di posizionamento nei motori di ricerca, ed aumento del tasso di fidelizzazione dei clienti. Come vedete, i messaggi Google RCS sono utilissimi per un sacco di obiettivi aziendali. Per caso qualcuno di voi ha già avuto a che fare con RCS da aziende, se magari è stato all'estero, vivete all'estero, insomma, siete già entrati in contatto con gli RCS? Fatemelo sapere nei commenti, che sono sicuramente cose molto interessanti. Ed infine, per chiudere e concretizzare un po' il tutto, cerchiamo di capire
chi può usare gli RCS e come. Lato utente, tutti i dispositivi Android consentono la ricezione e l'invio degli RCS tramite l'app Messaggi di Google. Alcuni dispositivi hanno già questa app installata come predefinita per ricevere di default gli SMS, quindi possono direttamente utilizzarla per ricevere e inviare RCS. Alcuni dispositivi Samsung invece non ce l'hanno come predefinita perché utilizzano un'app di messaggistica di Samsung. Quindi è necessario andare sul Play Store, scaricare Messaggi di Google e impostarla come predefinita. A questo punto in quell'app là riceverete sia i semplici SMS sia gli RCS. Al contrario, la tecnologia RCS non è disponibile ad oggi per i dispositivi Apple, anche se sia Google che altre aziende stanno spingendo per questa implementazione, quindi sinceramente penso che a breve la potremo anche vedere sul mercato. Lato invece aziende, ovviamente queste non utilizzano gli RCS da mobile, ma si appoggiano a delle piattaforme che sono i partner di Google di cui vi parlavo prima. SMS Hosting è tra queste aziende, quindi se volete provare ad utilizzare gli RCS, quindi essere tra i primissimi in Italia ad utilizzarli, potete andare sul link che vi lascio nella descrizione, da lì inviare la vostra candidatura. Inoltreremo noi la richiesta a Google, quindi facciamo un po' da tramite e attiveremo e implementeremo gli RCS. Una volta attivato il mittente, quindi implementati, è possibile inviare tramite la nostra piattaforma gli RCS come per gli SMS, quindi basta scrivere il testo, scegliere il gruppo di contatti a cui inviarlo e poi aggiungere ovviamente il contenuto multimediale. Quindi è tutto molto semplice, come gli SMS da web, solamente che si inviano questi messaggi così 2.0. Io sono contentissima di avervi dato questa grande notizia che noi di SMS Hosting facciamo parte dell'Early Adopter Program di Google, proprio perché è bellissimo essere tra le prime aziende in Italia a fornire la possibilità di questa conversazione così potente tra brand e utenti. Se avete altre domande, se vi sorgono dei dubbi su questi RCS, che capisco benissimo essere davvero una novità, lo sono anche per me, quindi di dubbi ce ne saranno sicuramente tanti e tante curiosità, quindi scrivetele pure nei commenti. Vi lascio, come vi dicevo prima, il link per aderire all'anteprima italiana degli RCS come azienda e anche i contatti se volete poi avere maggiori informazioni e parlare con i nostri esperti. Vi chiederei se possibile un like se vi è piaciuto questo contenuto, in modo un po' da capire se anche queste cose un po' più tecnologiche vi piacciono, vi interessano, oppure mettetemi anche un non mi piace se non vi è piaciuto assolutamente. Iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, questo mi raccomando, perché così potrete vedere tutti i nostri video che sono sempre aggiornati con novità, news del mondo del marketing. Grazie mille per l'attenzione e un bacione a tutti. Alla prossima!